come al solito. Perfetto. Accetta, accettiamo tutto qui quello che mi dici. Accettiamo tutto, dovremmo essere anche appunto online da questo momento. Quindi ben trovati o benvenuti alla terza puntata del lunedì letterario di Fare Futuro di quest'anno. Oggi abbiamo ospite Corrado Ocone, che è un filosofo, saggista e anche membro del comitato scientifico. Ah, stiamo andando adesso in diretta, allora, ricomincio. Ben trovati o benvenuti alla terza puntata del lunedì letterario di Fare Futuro. Oggi abbiamo ospite Corrado Ocone, che è direttore scientifico in Azione Futura, vero? Sì. Sì, presidente del comitato scientifico, Presidente della dizione del Comitato precisa. Scientifico, non c'è quindi la funzione del direttore, è anche membro del Comitato Scientifico di Fare Futuro, filosofo, saggista, ha pubblicato parecchi libri. Quello che affrontiamo oggi e che presentiamo oggi si intitola Il non detto della libertà ed è pubblicato da Edito da Rubettino. E intanto, ciao Corrado, ben trovato. Buonasera a tutti, ciao Luigi, bentrovati a tutti. Allora, io di solito in questi casi parto spesso dal titolo del libro, che in questo caso oggettivamente è anche un titolo intrigante, quindi richiama una domanda, cioè qual è il non detto della libertà? Sì, è un titolo un po', diciamo, per certi aspetti criptico come può essere, ma diciamo, i filosofi amano un po' giocare sulle parole, come tu sai bene. Però è molto più semplice, diciamo, il significato di quanto possa apparire così prima facie. Cioè, io, in sostanza, questo libro è un po' la continuazione di quello precedente che avevamo presentato sempre in questa serie del lunedì letterario, che era dedicato al tema salute e libertà. Eravamo nel pieno del Covid, quindi ci ponevamo i problemi di quanta libertà potesse essere sacrificate alle politiche epidemiche che insomma venivano attuate dai governi. Ovviamente era un libro filosofico perché io cercai in quel frangente su suggestione, suggerimento anche dell'editore di Florindo Rubettino di fare una ricostruzione dei rapporti non tanto fra salute e libertà ma fra sicurezza nel senso più ampio, libertà, che sono due concetti che vanno in tensione. E ovviamente la mia ricostruzione faceva riferimento soprattutto ai filosofi, perché la mia formazione è essenzialmente filosofica. Però una volta scritto quel libro, licenziato quel libro, mi è rimasto appunto il desiderio di approfondire ancora di più, portando alla mia attenzione, insomma, altri autori, il tema della libertà, cioè perché la libertà, tutti partiamo dalla libertà, tutti la consideriamo un valore, tutti, almeno a parole, diciamo di essere disposti a sacrificarci per ottenere la libertà e affinché gli altri abbiano libertà, però è un concetto, sinceramente, che già in quella prima, in quel primo libro, diciamo, di questa diade, mi appariva abbastanza difficile da definire, o comunque era stato definito in modi diversi e talora anche opposti dai vari pensatori. Ecco, la dicotomia che diciamo subito a me saltava alla mente era diciamo quella fra filosofi puri e filosofi politici o scienziati sociali, perché mentre i primi sembravano due mondi quasi non comunicanti, cioè autori come Heidegger si sono occupati, diciamo, Heidegger addirittura ha dedicato un corso a Friburgo al tema della libertà, però se ne sono occupati in tutt'altro senso rispetto a quello che può occuparsene un filosofo politico, uno scienziato sociale. Dico perché questi due mondi non sono comunicanti. Quindi questo è il primo, non c'è nessun passaggio dalla teoria pura alla teoria applicata, oppure per quale altro motivo? Questa è la prima domanda che mi sono posto. E poi ho anche visto che l'autore su cui io mi sono formato, per come tu sai, è Benedetto Croce, in sostanza era risultato spesso agli occhi sia dei filosofi puri sia dei filosofi pratici ambiguo, proprio perché aveva cercato di tenere insieme i due concetti, cioè quello filosofico e quello più politico-pratico di libertà, con esiti che poi ognuno può giudicare più o meno felice, insomma.
Poi l'altra cosa che ho notato è che questa non incomunicabilità fra filosofi puri e filosofi pratici era una caratteristica soprattutto dei pensatori novecenteschi, perché faccio un esempio classico: John Locke è l'autore del Trattato sulla tolleranza ed è dell'Epistola sulla tolleranza, è l'autore dei due trattati sul governo, ma è anche l'autore di un saggio sull'intelletto umano, che è un saggio di profonda speculazione. Anzi, il concetto di identità personale che in quel saggio viene fuori in qualche modo si connette poi all'idea di libertà che lui ha. E questo è accaduto sempre in tutta la prima fase della modernità. A un certo punto, invece, nel Novecento soprattutto, Stuart Mill è l'autore del saggio sulla libertà, ma è anche l'autore di saggi appunto sulla conoscenza umana, addirittura del trattato di economia politica, eccetera. Nel Novecento invece c'è stata una divaricazione fra questi due ambiti. Da una parte ci sono i filosofi puri che in qualche modo snobbano le discussioni sulla libertà più concrete che fanno gli scienziati sociali, dall'altra ci sono gli scienziati sociali, i filosofi politici, i filosofi pratici, che giudicano certe disquisizioni filosofiche sul concetto di libertà come astruserie metafisiche, e quindi mi sono chiesto perché ciò accadesse. Quindi il non detto non è altro che questo, è che ogni prospettiva su cui viene considerato il concetto di libertà è legittima, però lascia lascia un'ulteriorità, qualcosa fuori dal suo terreno, cioè c'è sempre un altro modo per affrontare il tema della libertà. Quindi la prima dicotomia è questa fra la libertà dei filosofi e la libertà dei teorici delle scienze sociali, dei teorici politici, eccetera. Poi, un'altra, dove questa tensione è risultata più evidente è nella delineazione che ha tenuto banco per molta parte degli ultimi due secoli delle cosiddette due libertà. Gli autori che si sono occupati di questo concetto delle due libertà in qualche modo sono arrivati a dei risultati in qualche modo contraddittori, cioè in qualche modo si sono contraddetti. Allora mi sono chiesto quando questo strumento euristico delle due libertà sia ancora valido e abbia ancora un potere euristico oggi. In qualche modo sono concetti non sovrapponibili, quelle delle due libertà che hanno per esempio da una parte Constant, dall'altra Isaiah Berlin nel Novecento, oppure Norberto Bobbio in qualche modo che pure è molto insistito su questo problema, ma persino Quentin Skinner, il teorico repubblicano, ha insistito su questa distinzione e anzi ha individuato in una delle due libertà la libertà specifica del repubblicanesimo, cioè la dottrina a cui lui ha fatto poi riferimento. Non sono sovrapponibili le teorizzazioni di Constant da una parte, di Berlin e Bobbio dall'altra, perché Constant non parla di libertà di o libertà da, che è la forma con cui le due libertà si presentano in Bobbio e Bertino, ma parla di libertà degli antichi e libertà dei moderni, quindi imposta da un punto di vista storico la questione. Anche se poi, leggendo questo famoso discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, si vede che anche Constant non è così tranciante e definitivo, cioè il suo scopo sostanzialmente è quello di controbattere al concetto di libertà che avevano i giacobini, perché loro volevano riproporre nella Francia della piena modernità rivoluzionaria un concetto di libertà che aveva un suo senso, una specificità, ma nel mondo antico. Quindi la libertà degli antichi, però poi nello stesso tempo Constant non esclude che
accanto alla libertà dei moderni, forme di libertà degli antichi possano essere ancora presenti nel mondo moderno. Quindi questa ambiguità, tra virgolette, ovviamente un'ambiguità di alto spessore, proficua, insomma, la si ritrova pure nei concetti, nel concetto, nella distinzione berliniana di libertà da o libertà di. Perché non è facile definire la sfera in cui personale, in cui lo Stato o comunque un'entità esteriore non, che ha potere non può intervenire, e non è difficile stabilire se appunto la libertà sia più nella partecipazione, come diceva Giorgio Gaber, oppure nel avere questa sfera privata. E tutte le contraddizioni di questa distinzione vengono fuori sotto il rasoio di Occam, diciamo, di Bobbio, che affronta il tema molto analiticamente e che in qualche modo costruisce una rete di distinzione che poi lui stesso distrugge. Quindi, in qualche modo, questa cavalcata attraverso le maggiori teorizzazioni delle due libertà porta a non nulla. Alla fine noi non ne usciamo con un concetto chiaro di libertà, ma un concetto chiaro di libertà non ne usciamo nemmeno se affrontiamo il punto di vista, dal punto di vista della questione, dal punto di vista più strettamente filosofico, perché in sostanza i filosofi speculativi finiscono per far coincidere la libertà con l'essere stesso, quindi in qualche modo con qualcosa che trascende la finitezza umana. L'assoluta libertà, per esempio, si converte in assoluta necessità. Questo è molto evidente, non è un autore che affronto io nel mio libro, però è molto evidente in un autore italiano che è un filosofo europeo a tutti gli effetti, anche se è stato disconosciuto. Giovanni Gentile, cioè Giovanni Gentile, come la critica già da anni, da Del Noce in poi, ma soprattutto penso al libretto di Salvatore Natoli, Gentile filosofo europeo, che uscì una trentina di anni fa per Bollati e Borinchieri. Gentile, ovviamente, con il suo linguaggio, a partire da una situazione culturale tipicamente italiana, partecipa al dibattito mondiale di risoluzione del nichilismo e quindi della metafisica in senso forte, e concepisce l'atto puro, che è assoluta libertà ma anche assoluta necessità. E quindi in una prospettiva come quella di Gentile la libertà finisce per essere tutto ma anche niente. E allora, anche questa prospettiva in qualche modo ci risulta insoddisfacente. Quindi c'è sempre qualcosa che ci lascia insoddisfatti quando affrontiamo il tema della libertà. E in sostanza questo è il non detto. Mi è fatto venire in mente Giovanni Sartori quando affrontava, non so, di libertà e di democrazia se ne è occupato a lungo, come sai, ma in un suo saggio metodologico parlava di concept stretching, no? Cioè questi concetti che si stirano, si stiracchiano, alla fine dentro rischi di metterci dentro troppe cose, almeno per un linguaggio scientifico che dovrebbe avere, no, una sua tassonomia piuttosto chiara. Sicuramente libertà rientra tra questi, no? È uno dei concetti più stiracchiato in assoluto. Esatto. Al punto che, se noi pensiamo ai derivati, no, della parola libertà, per esempio abbiamo il liberismo, così come abbiamo il liberalismo, e anche il liberalismo ha due ulteriori, secondo me, due ulteriori, no, strade, no? C'è il liberalismo inteso come limite ai poteri costituzionali, c'è il liberalismo inteso come liberal all'americana, che è tutta un'altra cosa, oggettivamente. E quindi la seconda domanda che volevo farti è proprio questo, cioè, a parte la libertà dei liberal, esiste un'altra libertà? E quindi, per esempio, guardando da destra, come la possiamo distinguere, no, rispetto alla libertà liberal, che altro non è che alla fine una libertà, se vogliamo, molto narcisistica, molto egocentrata, molto, no, individualista. No, è una libertà, quella dei liberal, che si autocontraddice in qualche modo, che crea continui cortocircuiti, che in nome della libertà crea delle nuove esclusioni. Insomma, tutta la fenomenologia, come diciamo, dell'ideologia liberal che abbiamo tante volte ricostruito, criticato, eccetera.
L'idea di libertà da destra la si può vedere, ma la si può vedere secondo me il punto di passaggio che può essere interessante, uno dei punti di passaggio, ovviamente in queste faccende non esiste la soluzione definitiva, esistono delle soluzioni che sembrano sul momento adeguate, però uno dei punti di passaggio secondo me è un aspetto che accomuna sia il liberalismo inteso non nel senso dei liberal, sia il conservatorismo, cioè l'idea che in qualche modo l'idea anticostruttivistica in sostanza, cioè l'idea che la libertà, che è qualcosa che ovviamente ha sempre a che fare pure con il potere, la libertà è qualcosa che si costruisce dal basso, non dall'alto. Ecco, diciamo, uno dei limiti, cioè il limite forse più forte dell'ideologia liberal è quella di, in qualche modo, di essere un esempio tipico di abuso della ragione, cioè, per dirla con Hayek, cioè questa idea che in qualche modo il mondo delle libertà può essere costruito a tavolino, stabilito una volta per tutto e quindi poi semplicemente applicato. Quindi questa è un'idea di libertà molto astratta, che la si fa vivere in un mondo a sé stante, mentre la libertà ha a che fare con i rapporti di potere. E avendo a che fare con i rapporti di potere non è mai definibile a prioristicamente. Cioè la libertà in qualche modo si definisce nelle situazioni particolari. Questo era ben chiaro a un autore che sicuramente non era di sinistra, anzi era ferocemente anticomunista, che era Nicola Matteucci. Perché Nicola Matteucci, che era un pensatore non originale, o meglio era originale nella sua capacità di assemblare nella sua visione più punti di vista, cioè c'era la visione più prettamente crociana e filosofico-idealistica, ma c'era poi anche quella delle scienze sociali americane che in qualche modo lui aveva contribuito a portare in Italia, però per esempio Giovanni Saltori, Nicola Matteucci, in quel libretto che nella prima edizione si chiamava Il liberalismo in un mondo in trasformazione e poi successivamente è stato ripubblicato semplicemente con il nome di liberalismo, dà una approssimazione al concetto di liberalismo, poi sorge il problema quale sia il rapporto fra liberalismo e libertà, perché persino Marx voleva costituire un regno della libertà, ma ovviamente la libertà comunista non è la libertà dei liberali. Però, dicevo, Nicola Matteucci in quel libro dà una prima approssimazione al concetto di libertà come la può intendere un conservatore, una persona di destra, molto, preciso, perché lui dice che il liberalismo non è qualcosa di definibile a priori, perché nel momento in cui fosse definibile a priori sarebbe una ideologia, una dottrina come le altre, basata su una sostanza di idee fisse, mentre il liberalismo è qualcosa che ci impegna continuamente, non ci responsabilizza come può essere un'ideologia dogmatica, perché ogni volta ci impone di individuare nelle situazioni particolari quali sono le soluzioni adatte a creare maggiori spazi di libertà. Che detto così può sembrare molto astratto, ma è qualcosa invece che poi nella vita concreta, politica, è molto ben vivido. Cioè, e allora lui diceva, dobbiamo metterci in testa che il liberalismo vive ridefinendosi continuamente ed è una continua risposta a sfida, dove la sfida è la situazione del momento che appunto ci chiama a dare delle risposte a quelle situazioni che sono diverse dalle risposte di ieri, dalle risposte di domani. E questa insomma è un'approssimazione abbastanza ovviamente il rischio è che poi si possa far passare tutto per libertà, tutto per liberalismo, e questo rischio in Matteucci era in qualche modo temperato da una forte attenzione, come posso dire, agli istituti, alle strutture istituzionali, alle istituzioni della libertà.
cosa che per esempio era meno presente in Croce, che in qualche modo era il suo maestro ideale. E quindi però appunto siamo a livello di una semplice, di un'approssimazione, forse nemmeno questa è la definizione precisa, però ecco, se noi usciamo da questo ambito del voler a tutti i costi definire o comunque di voler dare definizioni forti, di fronte alla pratica concreta capiamo subito dove sta la libertà e dove sta il suo contrario. Cioè, mi pare evidente che di fronte a ogni abuso di potere, a ogni qualcosa che contrasta con la nostra coscienza morale, noi invochiamo la libertà. E quindi mi ritorna in mente, diciamo, una frase che diceva Stuart Mill, non mi ricordo se è proprio nel saggio sulla libertà o altrove, dice la libertà è un po' come la felicità, è qualcosa che se non mi chiedete cosa sia, so che cosa è. Se mi chiedete cosa sia, faccio difficoltà poi a dirla. E quindi, ecco, a che cosa può servire una distinzione? Uno potrebbe dire, vabbè, ma allora se la situazione è così, buttiamoci sulle scienze sociali che almeno ci danno delle risposte concrete. Che poi sarà... Però, ecco, secondo me tenere aperta la porta a queste domande ultime, filosofiche, evita qualcosa che ha molto a che fare col liberalismo. Cioè evita il dogmatismo, perché evita, cioè instilla il dubbio, instilla il fatto, non ci fa mai essere contenti delle soluzioni provvisorie in cui siamo arrivati. E questo è qualcosa che ha molto a che fare con il liberalismo. Ritornando alla domanda, ecco, io credo che nella critica al costruttivismo, alla progettualistica, all'ingegneria sociale, a questa idea di voler tutto programmare e decidere dall'alto secondo un piano che sembra razionale e che poi qualcosa che ritroviamo pure nell'Unione Europea che non ci piace, diciamo. Ecco, in questo ci sia una convergenza di fatto fra la mentalità conservatrice, che appunto non è una mentalità che vuole arrestare il mondo, ma vuole che in qualche modo le trasformazioni avvengano a partire da una tradizione ereditata, dove per tradizione si intenda le risposte date dall'umanità precedentemente, non vuole il reset. E quindi se il conservatorismo è questo, il liberalismo inteso nel senso non liberal è appunto la lotta continua contro la progettistica. E quindi questo secondo me è il punto di incontro più proficuo e più evidente. Ok, quindi diciamo la libertà liberal è più costruttivistica, quindi tendente al dogmatico, infatti diciamo raramente accetta, no, punti di vista diversi. È escludente, e quindi tende paradossalmente all'illiberalismo, nonostante l'etichetta. E si autocontraddice, quelli che diciamo giornalisticamente chiamiamo i circuiti del politicamente corretto, cioè, esatto. I cortocircuiti del politicamente corretto, insomma. Quindi, è qualcosa invece, di strutturale. Seguendo appunto la tradizione, quindi in qualche modo una libertà un po' più legata all'ordine spontaneo delle cose, no? Quindi far emergere. Assolutamente, far emergere dal... E quindi il rapporto che c'è tra libertà e democrazia, cioè, mi chiedo, visto che ho scritto anch'io di un libro sulla crisi delle democrazie, c'entra in qualche modo anche per certi versi una crisi delle libertà, secondo te, nelle crisi delle democrazie contemporanee? Allora, il discorso è molto complesso, perché sicuramente c'è questa crisi sia della libertà sia della democrazia liberale. Quindi noi per democrazia intendiamo la parte per il tutto, ma stiamo parlando di democrazia liberale. Certo. Quindi è una crisi. Però io mi chiedo, cioè non è che me lo chiedo io come Corrado Pone, ma un po' sulla scorta pure delle cose che diceva Benedetto Croce o altri autori, mi chiedo se la crisi non sia in qualche modo strutturale a questo tipo di organizzazioni politiche. Sia strutturale perché sono istituzioni politiche che in qualche modo impegnano continuamente, sono messe la nostra responsabilità
cui le nostre condizioni devono in qualche modo continuamente sono messe alla prova. E quindi la crisi è qualcosa di strutturale, questo da un punto di vista generale e filosofico. Poi c'è la crisi specifica dei nostri tempi, è molto interessante perché è una crisi sostanzialmente, secondo me, a mio modo di vedere, una crisi determinata dallo scollamento sempre più palpabile, visibile fra le cosiddette élite e il cosiddetto popolo. Cioè è chiaro che pure tutta la stagione del sovranismo, io non sarei insomma diciamo così negativo sulla stagione del sovranismo come per esempio il nostro amico Campi, non sarei così negativo perché sicuramente la soluzione sovranista, a parte che non esisteva una soluzione sovranista, comunque era qualcosa di vago, contraddittorio, però ecco, quel movimento che chiamiamo sovranismo e che corrisponde storicamente su per giù al periodo che va dalla Brexit all'avvento di Trump, alla fine di Trump, quel periodo del sovranismo che è durato 4 anni, forse scalzi pure, è stato, diciamo, il venire alla luce di qualcosa che diciamo, le forze politiche tradizionali non hanno saputo interpretare, cioè delle bisogni, delle esigenze di partecipazione e anche economiche. Ci abbiamo dimenticato di Trump, per intenderci. Quindi, diciamo, quella stagione segnalava qualcosa. E se oggi quella stagione è superata, o quantomeno si è trasformata, eccetera, eccetera, è perché, e non perché, diciamo, i barbari si siano, come posso dire, civilizzati, ma perché in qualche modo pure i cosiddetti civili hanno... l'avvento dei barbari li ha in qualche modo ha trasformato pure i cosiddetti civili e quindi, questo forse c'è la mia formazione hegeliana, cioè il fatto che ogni momento storico ha una sua positività. Sicuramente oggi alcune ricette non sono più proponibili nei termini in cui le proponevamo un po' tutti noi, ma le proponeva Trump oppure le proponeva i leader cosiddetti sovranisti di 4-5 anni fa. Però ecco, io ci vedo un cambiamento generale della storia, non il fatto che c'è stato un ravvedimento, c'è stato un ravvedimento da una parte, ma c'è stato anche dall'altra. E nell'ottica generale, diciamo, oggi pure questo brocco delle élite occidentali che domina il mondo è molto meno, molto meno sicuro di sé. Poi venendo proprio alla politica spicciola, ma credo che sia importante fare anche di questi salti mentali, io credo che sul futuro delle istanze sovraniste trasformatesi e dell'Europa trasformatasi, molto diranno le elezioni europee dell'anno prossimo, sono veramente un crocevia, perché serviranno a vedere appunto qual è la sensibilità europea in questo momento. E quindi quello che a me sembra di vedere è che quel brocco unito, forte, che faceva capo alla Francia, alla Germania, eccetera, non esiste più. Vedo che in qualche modo si sta attuando quello che avevano previsto scrittori del peso di Kundera, Havel, eccetera. Cioè, loro dicevano, voi non ci avete mai considerato Europa, mentre noi siamo l'Europa, siamo il centro dell'Europa, siamo la Mitteleuropa, quella che noi chiamiamo Europa dell'Est è il centro dell'Europa, sia storicamente che culturalmente. Questi paesi vogliono contare di più e stanno contando di più. Cioè il fatto stesso che oggi per l'Alleanza Atlantica sia più importante una Polonia che non l'Italia, per dire, e testimonia appunto
una crescita dell'Europa è un concetto più cioè mentre noi li abbiamo sempre considerati europei di serie B o addirittura non europei. E quindi ovviamente sono tutti processi storici di lunga lena, però ecco, io vedo un grosso disequilibrio mondiale, ma vedo anche un grosso disequilibrio a livello europeo, e probabilmente le elezioni l'anno prossimo cominceranno a fare un po' chiarezza da questo punto di vista. Certo, peraltro sotto questo profilo questa ipotetica nuova coalizione col PPE che comincia a guardare al gruppo dei conservatori riformisti conferma quello che dici tu, cioè, c'è stata un'evoluzione da tutte le parti. Ed è sicuramente la stagione sovranista, appunto, se non altro è servita a segnalare dei problemi, se non altro è servita, appunto, non come dice Campi, magari come dice Orsina, a segnalare che la politica in qualche modo doveva riprendersi degli spazi che la tecnica, la globalizzazione aveva in qualche modo sottratto, no? Quindi su questo... Ripeto, a me forse in questo funziona molto la matrice, fra virgolette, pure hegeliana che ho, cioè il fatto di vedere ogni momento storico, cercarne vederle il positivo e non il negativo. Cioè io, per esempio, sono molto critico sull'affermazione che aveva fatto Croce, ma che poi è contro tutto il sistema crociano, quindi un'affermazione contro se stessa che ma è fatta ovviamente per motivi politici sostanzialmente, che vedeva il fascismo come l'avvento degli Ixos. Nella storia non ci sono gli Ixos, perché la storia, è come sanno gli storici, insomma, è fatta di mille relazioni e non è possibile queste mille relazioni, non ci sono vuoti e non è possibile questi mille fili tagliarli nettamente con un'accetta. Quindi ogni momento storico, anche il più negativo, ha una sua positività, nel senso che rappresenta un momento dell'ulteriore sintesi. Quindi da questo punto di vista io credo che la stagione sovranista oggi abbia fatto maturare, abbia contribuito a far maturare questo quadro. Quindi secondo me non si tratta di sconfessare, si tratta di vederne i limiti, ma quei limiti che poi più accolti di noi vedevano già a suo tempo, sì, insomma. Assolutamente. Io faccio l'ultima domanda mia perché poi voglio lasciare spazio anche a chi ci ha ascoltato finora. E quindi vado alle conclusioni del libro, dove dici che la libertà è necessaria e impossibile, che è una bella forma. Sì. Però ce la devi spiegare. Appunto, la libertà indica una tensione più che una realizzazione. Cioè, nel momento in cui si realizzasse il regno della libertà, come diceva Marx, la storia si arresterebbe pure l'aspirazione dell'uomo a spezzare sempre nuove catene. E quindi, noi la sentiamo la libertà come qualcosa che ci appartiene nell'animo, perché forse, come diceva Kant, la libertà coincide con la nostra stessa coscienza morale, quindi nel momento in cui ci poniamo dal punto di vista del tutto, cerchiamo la libertà. Però nella forma perfetta non la mai raggiungiamo, quindi è per questo che diciamo io dico che esistono non solo gli antiliberali, ma esistono anche i teologi liberali, cioè i liberali che ho sempre diffidato un po' di quei liberali che dicono, ma hanno sempre la ricetta pronta in tasca, dice vabbè, basta togliere lo Stato, mettere più mercato, meno Stato, la concorrenza. Insomma, mi sembra sempre un voler cercare lo Stato ottimo liberale. Ma lo Stato ottimo liberale non è più liberale, perché appunto la libertà è un'esigenza umana che si esplica nella tensione, nella realizzazione, piuttosto che nella realizzazione. E noi in qualche modo critichiamo società chiuse, come può essere oggi la Cina, proprio perché in qualche modo sono società, come posso dire, che non hanno questa vitalità, questa intrinseca capacità che ha avuto finora almeno l'Occidente continuamente di trasformarsi e di cercare nuove frontiere.
ovviamente un liberale è sempre attento a che la tensione rimanga viva. Quindi in sostanza pure il rapporto fra progresso e conservazione, secondo me, si pone, come giustamente poi l'hanno posto i grandi conservatori, lo stesso Prezzolini, è un rapporto dialettico, cioè semplicemente il conservatore è uno che non vuole fare le sette del mondo passato, ma non vuole certo stare fermo. E infatti io mi ricordo che quando nacque il gruppo a cui appartiene pure Fratelli d'Italia, europeo, molti dicevano: sì, insomma, come si può essere conservatori e riformisti insieme? Dico: no, insomma, il conservatorismo, inteso in un certo modo, è il certo. È riformista, perché appunto non vuole stare fermo. Insomma, ecco, questo è un altro dei miti da sfatare. E, ecco, infatti io credo che insomma noi tutti abbiamo fatto in questi anni una critica all'ideologia globalista piuttosto che alla globalizzazione, diciamo la globalizzazione in senso, ma intendiamo l'ideologia globalista, ma l'abbiamo fatta non perché crediamo che sia possibile chiuderci come una monade a noi stessi, ma perché in qualche modo avvertivamo che uno dei due poli della tensione stava trasbordando e quindi era necessario ristabilire un equilibrio. Lo è ancora oggi, in qualche modo, visto la pervasività che ancora ha questa ideologia mondialista. E quindi, ecco, un'altra definizione che si potrebbe dare al liberalismo, questa lo ammetto più filosofica, è, diciamo, quella dottrina che cerca di tenere sempre aperta la tensione fra i poli opposti che definiscono la vita umana, insomma. Sì, che appunto è filosofica ma è molto chiara perché alla fine appunto richiama in causa le democrazie liberali appunto per come le Sì. conosciamo noi, nel Che senso che ogni qualvolta non riconosci pluralismo e quindi non riconosci dignità all'altro da te, sfoci nel liberalismo che è di fatto l'anticamera di un autoritarismo. Quindi E poi un altro principio liberale è l'imperfezione, cioè ogni idea esatto. di purezza, di perfetta trasparenza non è liberale, insomma. Certo, quindi chiudiamo con questo inno alla libertà come appunto imperfezione, come caratteristiche tipicamente umane, peraltro E quindi in questo giustamente. senso la crisi è strutturale proprio Sì, perché. esatto. Alla fine la crisi è strutturale perché se sei in una società che accetta la libertà e il pluralismo, automaticamente accetti talmente tanti punti di vista che ha a che fare con una specie di crisi perenne, no? E paradossalmente una società non in crisi potrebbe essere una società totalitaria finché regge, o meglio, autopercepirsi, no, come non in crisi, però significherebbe appunto essere una società dogmatica e liberticida nella quale appunto non vogliamo minimamente esserci. Quindi io mi fermo qui, intanto ti ringrazio, dai nostri 40 minuti li abbiamo fatti. Mi rendo conto a chi è con noi in questa room che l'argomento è abbastanza filosofico, teorico, però insomma se avete domande, curiosità o... Siamo qui per voi, altrimenti ci salutiamo. In chat, col microfono, come volete. E grazie ovviamente per essere sempre presenti ogni lunedì. Mi pare che non ci siano domande. Se non abbiamo domande, mi fermo qua. Ringrazio di nuovo Corrado Cone. Allora io ringrazio voi, è sempre un piacere. Ripetiamo il Insomma. titolo, il non detto della libertà, Rubbettino editore, Corrado Cone è l'autore, dicevi Corrado? No, dicevo, è sempre un piacere stare con voi e quindi domani, limite del possibile, cerco sempre di seguirvi. Benissimo, grazie e ci vedremo presto perché c'è un altro libro, insomma, in rampa di lancio. Grazie Grazie. a tutti e buona giornata a tutti. Buonasera.